appunto io ho il compito di introdurre un po' la giornata, una giornata che si è presentata da subito come una giornata intensa. Adesso vedremo il programma che lo vedete in questo momento. Parleremo, come molti di voi possono intuire, di comunicazione. Noi viviamo in un'epoca, in un periodo in cui la comunicazione è importantissima per tanti motivi, non solo quella che passa attraverso i mezzi di informazione di cui io faccio parte, ma soprattutto l'informazione tra aziende, tra interlocutori, insomma tutto quello che può passare come comunicazione tra più soggetti. La cosa importante non è soltanto il come comunichiamo, e ci sono innovazioni tecnologiche che lo possono sicuramente testimoniare, e questo sarà un argomento del pomeriggio, ma anche attraverso i mezzi che utilizziamo per comunicare e che cosa passa in questi mezzi. La comunicazione è, insomma, un concetto molto chiaro: ci sono due persone che si scambiano dei dati, delle informazioni, e la cosa più importante è che essere sicuri che la persona a cui noi rivolgiamo il messaggio ci sta ascoltando e sta capendo quello che noi diciamo. Questo è l'ABC dell'informazione. E quindi tutto quello che passa attraverso questo filo sottile è importantissimo. E utilizzare gli strumenti giusti e adeguati e più tecnologicamente moderni a disposizione è sicuramente un guadagno di tempo, un guadagno di risorse, un guadagno economico per tutti quanti. Di questo e di tante altre cose parleremo questo pomeriggio. Naturalmente la comunicazione verrà espletata da alcuni relatori che sono qui accanto a me, che poi vi presenterò man mano, ma prima di tutto presentiamo l'azienda che è sul territorio e che parla appunto già nel suo nome, nell'incipit, già Giacomo, già c'avete il nome che vi presenta, Comunica Meta, Giacomo Brusciatti, che è l'amministratore dell'azienda. Grazie. Grazie Lino, benvenuti a questo incontro. Sono Giacomo Brusciatti, come diceva Lino, amministratore e fondatore di Comunica Meta, questa azienda con sede in Lucrezia di Cartoceto, che opera nel settore delle telecomunicazioni e Unified Communication, ma poi nel dettaglio andremo a parlarne più tardi, su tutto il territorio nazionale. Dicevo, grazie a chi mi conosce e anche a chi mi conosce meno, non mi conosce proprio, e avremo modo più avanti di trovarci. Cosa fa Comunica Meta? Comunica Meta, dicevamo, fa telecomunicazioni evolute rispetto a quello che era la telefonia tradizionale, perché abbiamo un'esperienza ventennale, oltre ventennale, sul settore. Abbiamo seguito tutti i processi evolutivi. E sono qua con i miei collaboratori, con i miei colleghi dell'amministrazione e reparto tecnico, proprio per farvi vedere anche dal desk delle demo live delle integrazioni che si sono fatte con software gestionali, ERP. Abbiamo anche integrato la comunicazione all'interno di questo software gestionale. Quindi siamo qui proprio per mostrarvi queste innovazioni tecnologiche, diciamo così. Niente, per questo ripasso la parola a Lino e vi sono già presentato. Grazie. Bene, grazie a Giacomo, sicuramente molti di voi già lo conoscono, sono in rapporti con lui e possono valutare anche in questa sede le novità che ha portato qui della sua azienda, ma lui e i suoi collaboratori sono a vostra disposizione per qualsiasi delucidazione vogliate chiedergli. Allora, Cristiano Bellumat, direttore commerciale di Wildix, è qui accanto a me e farà un excursus, un viaggio, possiamo dire, nel mondo della comunicazione, come questa può avvenire, quali sono le novità che il mercato e l'azienda che lui rappresenta vi può proporre e quindi un supporto nella vostra attività. Importante, poi ci sarà un momento anche dimostrativo dal vivo, avremo proprio una, io chiamo, insomma, videoconferenza, chiamiamola così, dopo sarà meglio lui, un demo live, per farvi vedere proprio testé in questa sede che cosa può avvenire grazie a questo prodotto e a questa azienda. Quindi, insomma, la parola, un applauso anche a Cristiano Bellumat, che è qui della Wildix. Gli do il microfono, va a voce, lui va a voce, quindi, insomma, dalla sua viva voce la presentazione della Wildix.
Ok, mi presento, mi chiamo Bellumat, Cristiano Bellumat, sono responsabile commerciale di Wildix. Giusto una precisazione, Wildix, anche se il nome è un po' anglofono, è un'azienda italiana, 100% italiana. Abbiamo il quartier generale a Trento, è il headquarter della società. Lavoriamo in tutta Europa e anche in altri continenti. Abbiamo le nostre società controllate, Francia, Germania, Olanda. Abbiamo un centro di ricerca e sviluppo anche all'estero, in Ucraina, a Odessa, dove attraverso degli input che ci arrivano dal mercato globale portiamo avanti lo sviluppo delle tecnologie. Wildix è una delle poche realtà in Italia che fa ricerca e sviluppo nel software telecomunicazioni. Ci occupiamo prevalentemente di quello che c'è dentro i componenti hardware. Stiamo molto attenti alle tendenze di mercato, un po' proprio come accade nella moda. Vediamo di anticipare e sviluppare attraverso i nostri team di ricerca e sviluppo le tendenze, le tecnologie per dare a tutti quanti i nostri clienti, a tutti quanti i nostri partner il top della tecnologia, perché oggi sempre più nel mondo del comunicare, nel mondo del digital, avere tecnologie all'avanguardia permette di abbattere barriere, permette alle aziende di aumentare notevolmente i profitti, crea delle sinapsi a livello di mercato globale veloci, celeri. Di questo vi voglio parlare. Per quale motivo? Perché queste nuove telecomunicazioni, quelle che ha illustrato velocemente poco fa Giacomo, quello che ha enunciato anche il nostro amico Lino, hanno cambiato radicalmente il modo di lavorare delle aziende. Allora, nella prima parte del mio intervento vi vorrei portare alcuni acronimi, se vogliamo, o neologismi, sui quali vi invito a fare un'attenta riflessione per capire che cosa c'è dietro e quale importante cambiamento oggi le vostre aziende, le vostre organizzazioni di lavoro potrebbero avere in termini di impatto, di crescita. A volte questi cambiamenti avvengono a piccoli passi, non ce ne rendiamo neanche conto. Però chi oggi governa, chi dirige un'azienda, chi dirige una qualsiasi attività organizzativa, ha un compito fondamentale di non rimanere abbarbicato alle sue abitudini lavorative. C'è un mondo parallelo, che è quello del virtual, del digital, che sta andando, che sta producendo dei numeri enormi in termini di fatturato. Farà finta che questo non ci sia all'interno di un'azienda, farà finta che non ci siano tecnologie che permettono questo, vuol dire portare l'azienda in phase out. Così come le tecnologie obsolete di telecomunicazione, ampio, non solo l'audio, se non vanno in una progressione costante all'interno delle vostre aziende, portano costantemente le aziende fuori rotta dal focus, da quello che è il business dell'azienda. Vi ho messo questi tre acronimi per introdurvi alcuni aspetti importanti, perché su tutti questi tre acronimi c'è l'impatto dello sviluppo, ricerca e sviluppo delle tecnologie, cosa hanno creato. Il Bring Your Own Device, immagino che già da 5 anni che se ne sente parlare. Questo acronimo che cosa rappresenta? Rappresenta l'utilizzo dei device, ovvero degli smartphone, dei PC portatili, dei tablet. Quello mio personale, il mio smartphone personale, lo uso in azienda. Ok? Per cui negli ultimi anni c'è stata una tendenza che, secondo Gartner, che è uno dei più grandi consulenti del settore dell'information communication technology, secondo il CEO di Gartner, entro il 2017 nelle grandi aziende oltre il 50% dei dipendenti utilizzeranno i propri device, smartphone, laptop, PC portatili. Per quale motivo? Per un semplice motivo, non che l'azienda non fa l'investimento, ma perché io sostanzialmente sono amante della tecnologia Apple, ma in azienda da noi ci sono dei miei colleghi più giovani che non ne vogliono sapere di queste tecnologie, di questi prodotti. Vanno su altre tecnologie, HTC, Android, che danno costantemente delle evoluzioni. Perché allora l'azienda dovrebbe a questo punto dire no, dovete utilizzare tutti questa tecnologia, lo impongo? Nel momento in cui ti impongono una soluzione hardware, qualcuno si tira indietro e inizia a non utilizzarlo più gradevolmente. Questo processo di acquisizione delle tecnologie sta portando a un aumento della produttività.
Per cui Gartner dice, fate attenzione, se lasciate che i vostri collaboratori usino i loro device, avete un aumento della produttività. Certo che per far questo l'azienda dietro deve essere anche costruita su una base tecnologica che consenta l'utilizzo di device multipiattaforma. Come ho detto, io sono un amante di questo tipo di tecnologia, a Giacomo potrebbe non piacere. L'inibizione crea un allontanamento dall'utilizzo, ok? In Italia sembra che questo concetto sia ben andato oltre le aspettative anche nelle piccole e medie imprese, ok? Per cui abbiamo un utilizzo di componenti hardware, ma dall'altra parte la prossima destinazione, per cui utilizzo della tecnologia hardware di mio piacimento, l'inserimento nella tecnologia hardware di applicazioni aziendali, generano lo smart working. Lo smart working ne sentirete parlare nei prossimi due anni sempre, sempre, sempre di più. È un driver importantissimo per le aziende, perché dietro lo smart working si nasconde un elevatissimo aumento dei profitti aziendali. Non sto parlando di telelavoro, non stiamo parlando della signorina che lavora o del ragazzo che lavora da casa e risponde al telefono. Lo smart working è un qualcosa di più. Vuol dire che parto dal bring your own device, utilizzo la tecnologia che mi piace in termini di hardware, l'azienda però mi dà degli strumenti di comunicazione, per l'appunto il software che Wildix e altre poche aziende sviluppano, e queste tecnologie abilitano lo smart working. Per cui ho un componente hardware, componenti software, se ben creati in modo semplice, allora posso generare ambienti di lavoro di smart working. La tecnologia di smart working mi dà la possibilità, con un prodotto, un device qualsiasi, di poter condividere con i miei clienti delle informazioni. Io 2-3 volte a settimana lavoro da casa, non vado in ufficio. Apro il mio PC, il mio Mac, dialogo con i clienti, dialogo con i miei partner, dialogo con i miei colleghi del supporto tecnico o del dipartimento di ricerca e sviluppo. Condivido documenti, condivido le informazioni. Siamo nell'era del marketing che è chiamata l'era delle 3C, condivisione, collaborazione, comunicazione. Per cui sono architetture e organizzazioni di lavoro oggi chiatte. Non c'è più l'azienda piramidale, fate bene attenzione. L'ambiente di smart working crea qualcosa di diverso rispetto a quello al quale noi oggi siamo abituati, proprio perché abbiamo dei fattori abilitativi che sono di nostro gradimento. Quando parliamo di information communication technology, per cui tutte quelle tecnologie hardware e software, CRM, ERP, piuttosto che sistemi di calendarizzazione, di condivisione di documenti, tutte le aziende in Italia, oltre il 92% oggi sono informatizzate. Per cui tecnicamente mi viene da dire che quasi tutte le aziende potrebbero approcciare un'azienda di smart working. Perché non lo fanno? Perché c'è un handicap, che è il cosiddetto layout fisico. Il layout fisico non è l'ufficio, se è open space o meno, è l'utilizzo della tecnologia che mi è stata data dall'azienda come è. Tendenzialmente si dice che un software gestionale viene utilizzato nel 5% delle sue funzioni. Perché la persona che utilizza quel software fa per abitudine tante cose, stampo la fattura, il DDT, ma poi nel momento in cui devo fare un report, tendenzialmente lo faccio poco e mi disaffeziono dalla tecnologia. Perché il layout non è semplice. Allora, questo aspetto della semplicità dell'uso della tecnologia, l'aspetto di come è stata progettata la tecnologia è un fattore determinante. Se avete delle tecnologie che sono semplici nell'utilizzo, la vostra base di utilizzo di quella tecnologia all'interno dell'azienda è molto ampia. Se quella tecnologia software o device fisico è usata da poche persone, da esperti, beh, gli imprenditori si troveranno ad aver fatto degli investimenti importanti, pagano e poi si trovano che solo il 5% delle funzioni viene adottato e utilizzato. Vuol dire che il ritorno dell'investimento non avrà mai. Perché quando ho acquistato pensavo che fosse valido, importante, poi però le persone non lo usano.
Ecco un elemento importante, la semplicità della tecnologia. Okay? Un campione di analisi fatto qualche anno fa ci dice che meno del 20% delle aziende ha layout fisici idonei per abilitare l'ambiente di smart working. Se io mi risparmio i 75 km all'andata e i 75 km al ritorno, sono 50 minuti di media che passo in macchina all'andata, 50 minuti di media che passo al ritorno, continuo a fare il mio lavoro da casa, l'azienda, qualcuno mi dice, beh, si è risparmiata 150 km, usura della macchina, carburante, eccetera, eccetera, è un gran risparmio, è vero? Ma quei 100 minuti sono miei, non sono dell'azienda. Io i 50 minuti all'andata li investo in altro modo. Al mattino esco di casa, vado a farmi mezz'ora di passeggiata. Alla sera sono già a casa lì dei miei figli. Quei 50 minuti li investo in formazione, leggo. Cavolo, io, privato, ho avuto un grande beneficio dallo smart working. Anche l'azienda ha avuto un beneficio, non in termini di risparmio, quello non di cui, quello piace all'amministrazione perché a fine mese sul bilancio vede risparmio, costi carburanti. Ma sapete che cosa succede? Che se l'imprenditore ha dato fiducia a me, io ritorno fiducia a lui e tanto alla fine lavoro di più. Questo è. Poi con questa tecnologia succede anche qualcos'altro, è aumentato il mio benessere personale. Per cui si generano dei meccanismi che nel bilancio dell'azienda è il cosiddetto non tangibile, non li vedrete mai. Io so una cosa, che se oggi mi tolgono gli strumenti che mi permettono di fare il cosiddetto smart working, il profitto dell'azienda cala. Stamattina ho fatto una web conference direttamente da questo hotel, ho evitato di andare a Milano. Se no la settimana prossima avrei dovuto prendere la macchina da casa e andare a Milano, 37 minuti di video conference. L'ho fatto oggi, non tra una settimana. Ho accelerato il processo di business con un partner su Milano. Questo è l'aumento della produttività. Fate una riflessione se seguite area amministrativa o se siete degli imprenditori. Queste cose nel bilancio non compariranno mai. Non è il costo delle telecomunicazioni quello che c'è nella bolletta che vi dovete preoccupare. È far esplodere queste dinamiche che sono basate su do fiducia, do tecnologia semplice e mi ritorna aumento della produttività. Nelle grandi aziende per sviluppare l'ambiente di smart working ci dicono che cosa? Che bisogna creare una visione comune, cioè il focus, dove va l'azienda, ok? Questo è importante, la visione comune dell'organizzazione. Bisogna anche diffondere questo messaggio, ma non solo. Bisogna trovare poi delle persone che credano nella tecnologia, nel punto di arrivo, e lo portino. Questo vale per le grandi aziende. Per le aziende distribuite o che hanno degli uffici o delle persone che lavorano sul territorio, anche loro, se vuoi far entrare nel processo di smart working, devi coinvolgere. Nel momento in cui un'azienda, un'organizzazione di lavoro, questa è la digital disruption, è il cambiamento che la tecnologia nuova, l'innovazione, nelle comunicazioni porta nelle aziende. Quando esse l'adottano, innesca dei processi di riorganizzazione aziendale, per cui nuovi modelli di business, nuovi modelli organizzativi, ma questi nuovi modelli organizzativi, per cui le persone con le tecnologie, sapete che cosa producono? Valore aggiunto. C'è una persona che ha un focus preciso che solve. Quando invece creiamo delle barriere, cioè classiche organizzazioni piramidali, ecco, la classica organizzazione piramidale ci dicono le nuove frontiere del marketing purtroppo spariranno. Perché il modello vincente, quello che porterà profitto alle aziende, è quello basato sulle nuove tecnologie, che ha adottato questo fenomeno del digital disruption come elemento nativo. Per cui condivisione delle informazioni, collaborazione, non tra interni, tra esterni e interni, ok? E comunicazione. Questo è un elemento basilare, far partecipare tutte le persone, interne ed esterne, vuol dire dar valore, generare nuove idee al processo produttivo dell'azienda, di conseguenza al prodotto o servizio finale. Può
poi abbiamo anche un esempio pratico di che cosa vuol dire aggregare queste tecnologie a un'organizzazione del lavoro e quali benefici e vantaggi. Quali sono queste tecnologie? Le tecnologie in gergo noi le chiamiamo Unified Communication and Collaboration. È la possibilità di chattare, di condividere documenti, di fare delle videoconference, piuttosto che tutta un'altra serie di. Però guardate che siamo andati un po' oltre. Non fermatevi a dire tasto destro chiamo. Per noi appartiene al passato. Anni fa abbiamo coniato questo nuovo neologismo che si chiama Communication Enabled Business Processes, ovvero sia le comunicazioni che abilitano i processi di business. È l'esempio che ho detto poco fa. Nel gestionale Francesco vede tutto quanto di Giacomo e può dare una risposta in tempo zero. Ma Giacomo non ha fatto una telefonata, ha fatto una chat dallo smartphone che è arrivato sul PC di Francesco che è in magazzino. È ben diverso che prendere il telefono, mettersi in coda, aspettare la telefonata. Questo vuol dire accelerare i processi di business, abbattere le barriere. Per cui che cosa sono queste comunicazioni che abilitano i processi di business? Organizzazione piatta, tutte le persone possono dialogare senza filtri, ma lo fanno in modo nativo perché dietro c'è una tecnologia che non impone lo strumento tecnologico. Non mi hanno detto che devo usare quella tastiera, quel device, quel smartphone. E soprattutto il cosiddetto ambiente grafico, il look and feel di quella tecnologia è congeniale, è semplice, è per tutti. Tastiera del telefono. Asterisco, 0, cancelletto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giusto? O avete l'1, 4, 2, asterisco. Perché sono tutte uguali? Dietro le cose semplici c'è la complessità. Perché è uno standard tecnologico e si sono posti proprio questo nello studio. Come facciamo la tastiera? Internet, il web, è la stessa identica cosa. Se prendiamo un giornale, giusto? In prima pagina che cosa c'è? Titolone, quello che devi leggere. Passo in alto che cosa vedi? La pubblicità. Che costa, qua giù in basso quella che costa, giusto? Perché le mettono lì? Perché i nostri occhi guardano determinate posizioni, catturano le informazioni e la mente le elabora e decido se giro pagina o se lascio perdere. Questo è il web, per cui a livello mondiale questo mondo chiamato V3C, ok? Questo consorzio ha studiato tutti questi aspetti e dice gli oggetti come devono essere, dove devono essere. E questo è il paradosso, perché a volte abbiamo delle tecnologie, il layout fisico che dicevo prima, dove devo cercare nel mio software di informazione per fare la stampa della fattura. Avete mai pensato con un tasto destro chiama dalla mattina alla sera nella vostra azienda quanto tempo risparmiate? Avete mai pensato quanto importante è poter dire adesso faccio una web conference così evito con la macchina di andare da Giacomo? Oh, tanto, ma non in questo carburante, è l'esempio che vi ho fatto prima, non sono andato a Milano e questi già oggi pomeriggio hanno iniziato a lavorare. Quelle sono, per cui fate attenzione che ci sono i cosiddetti aspetti, benefici, vantaggi non tangibili del bilancio, non tangibili, non sono numerici, però come vi ho detto prima, l'incremento della produttività dei profitti dell'azienda è notevole. Okay. A tal proposito adesso vi faccio una demo live alla Bill Gates. Questa suite è un software che abbiamo sviluppato, è un software di Unified Communication Collaboration. È totalmente web-based. Che cosa sono le Unified Communication and Collaboration? Sono quegli strumenti delle telecomunicazioni che permettono di interagire tra persone di uno stesso gruppo di lavoro, di una stessa azienda, di un gruppo industriale, okay? Permettono di trasferire, di comunicare non solo a livello audio, ma anche chat e fare tante altre funzioni. Nicolai è uno dei miei colleghi che lavora nella sede di Odessa. Vi ho promesso che non era una bella donna, vedete? Non lo so, effettivamente. Com'è il tempo? Vi ha smesso di diluviare?
instabile purtroppo, speriamo che per il 15 torni alla normalità. È un po' prestino, un po' troppo fresco. Okay. Ti chiedo solo un secondo, sai, poi magari facciamo una demo anche con gli altri colleghi direttamente con una web conference. Spiego solo due funzioni, un attimo per cortesia. Vedete, è tutto integrato nel web, non c'è nulla da fare. Non c'è un software da installare, fa sempre parte dell'architettura web di prima. Pulsante invia chiamata, abilito la telecamera, faccio una videochiamata, con questo pulsante parcheggio, trasferisco, decido di registrare, escludo il mio microfono, ho la tastierina per eventualmente comporre i numeri, il TMF o chiamare un altro numero, la chat, il video, potremmo anche condividere il desktop. Anche Nicolai potrebbe prendere il suo desktop e condividerlo con me. Con uno strumento del genere, che è totalmente web, io posso tranquillamente andare in hotel e lavorare. Nicolai, tra un minuto ti richiamo, ti mando un... Va bene! Grazie. Ciao. A dopo! Ciao, ciao. Ciao. I consulenti di Gartner hanno stimato che l'adozione delle Unified, cioè di suite come questa, di communication e collaboration nelle aziende, fanno risparmiare dai 580 ai 720 dollari. E visto che il rapporto ormai, vabbè, siamo prossimi all'1-1, vuol dire dai 580 ai 720 euro al mese. Allora, se dovessi portare una tecnologia come questa e vedere che dopo 3, 4, 5 mesi tutte le mie attività lavorative tendo a farle in poco tempo, diamine, inizio a risparmiare tanti soldi. Io in questa Unified, qui dentro, ho tutta quanta la grafica di tutti i miei partner, di tutti i miei fornitori. Se qui cerco Giacomo, eccolo qua, voglio chiamarlo, clic, parte la chiamata, voglio mandare un fax, eccolo. Invio. Posso anche dirgli, mandalo tra 3 giorni, carico il PDF, lo allego e l'ho spedito. L'ho mandato e il sistema tiene traccia. E poi mi manda anche la mail con l'allegato PDF. Mi dice data, ora, esito. Lo vedo nella cronologia. Ok? Posso dire a Giacomo, manda un SMS. Ovviamente non partendo il messaggio dal mio smartphone, ma dal sistema, c'è questa intestazione iniziale da Cristiano Bellomanti. Ciao, quando puoi richiamare. Lo invio, tra un po' a Giacomo arriverà un messaggio. Quando Giacomo fa rispondi, a me compare un pop-up direttamente sul monitor. Vedete, tutte queste cose nel loro singolo contenuto sono semplici, rappresentano delle piccolezze se vogliamo, ma messe tutte quante dentro il mondo delle Unified Communication e Collaboration, allora mi danno un impatto sull'organizzazione del lavoro notevole. I consulenti di Gartner su queste cose non sbagliano, fanno analisi su tutte le aziende a livello mondiale, ti dicono dai 580 ai 720 euro mese per persona. Sono tanti soldi, sono tanti soldi. Avete mai pensato quanto tempo impiegati in azienda a cercare i numeri di telefono? Avete mai pensato in azienda quanto tempo perdete a chiedere ai vostri colleghi c'è Carlo, c'è Ivan, gli dice appena può se mi chiama? Noi, le aziende del blocco occidentale, quello che incide tanto nel bilancio è il costo della manodopera, molto di più della materia prima. Lì dobbiamo intervenire per rendere le aziende competitive. Lì dobbiamo intervenire per portare l'azienda nel mondo delle comunicazioni digitali, per avere nuovi clienti. Se no, dove volete tagliare? Sul costo della corrente? Non ha senso. Bisogna fare strumenti che abilitano i processi organizzativi, che rendano tutte le persone sullo stesso livello di comunicazione in azienda. Questo vi fa aumentare i profitti delle aziende, perché quando il processo poi è semplice, veloce, immediato, cavolo, allora sì, ci sono dei grandi benefici.
creo una sala di conferenza per farvi vedere che cosa ho fatto stamattina con delle persone. Potrei anche schedulare data ora, per cui dire il giorno X faremo, li invito. È tutto web. È tutto web. Non devo avere telecamere, non devo avere server in azienda, non devo fare niente. È tutto quanto web. Ai miei colleghi è arrivata una mail, ok? Buongiorno. Ciao Alessandro. Ciao Cristiano. Hai la barba lunga oggi, eh? Sì, faccio far crescere. Ah, bene. Va di moda ultimamente. Non lo so. Speriamo che mi salute quello così. Ciao Dimitri, buongiorno. Buongiorno Cristiano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Dimitri. Buongiorno Cristiano. Ok. Io in questo momento potrei mandare una mail a uno di voi. Chi di voi ha uno smartphone Android? Ok. Ho disattivato il mio microfono. Ok. In questo momento io faccio il moderatore della sala di conference. Possiamo invitare anche altre 10, 12, 13 persone e tutte quante partecipano. Per cui vedete la semplicità che abbiamo nel fare intervenire le persone in un ambiente di videoconference. Nicolai, mi condividi il documento, qualsiasi file che hai? Ok. Ecco, quello che stiamo per vedere adesso è la condivisione di un documento. Nicolai ci farà vedere un qualsiasi file, mi auguro che sia qualcosa di serio. Ok. Ok, vedete il suo monitor? Eccolo qua. Io potrei anche prendere il controllo del suo desktop remoto e intervenire. Per cui questo strumento a volte viene anche utilizzato per fare assistenza da remoto. Noi lo utilizziamo tantissimo per incontrare i nostri clienti. Per cui evitiamo di fare i chilometri, ma per discutere progetti. Ragazzi, vi lascio lavorare. Grazie della disponibilità. Ok? Una buona serata e buon proseguimento. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buona serata, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Vi ho dato un flash veloce di ciò che fa la nostra tecnologia. Dietro abbiamo molto di più: l'analisi della soddisfazione dei clienti che passa attraverso dei report statistici, tempi di risposta, durata media delle conversazioni, chi sono i clienti che chiamano di più. E qua interviene in modo molto pesante dare la possibilità anche ai nostri clienti di interagire con strumenti innovativi. Vi faccio vedere ancora un esempio di ciò che abbiamo sviluppato. Questo è il nostro website. Mediamente io ricevo da questo website, da qui, mediamente, due contatti al giorno da persone che non conosciamo. Cioè, quindi hanno avuto la possibilità di accettare di dialogare con me, lo fanno anche con i nostri partner, lo fanno anche con i miei colleghi. Vuol dire che io, attraverso questa tecnologia, ho preso una fetta di clienti cosiddetti digitali e non sapevo esistessero. Questi chiamano me sullo smartphone attraverso un'app. Ecco perché queste tecnologie non appartengono alle grandi aziende, appartengono a tutto il mondo imprenditoriale. Dietro queste tecnologie, né più né meno, c'è un software web-based che può essere integrato, come hanno fatto i colleghi di TDA Informatica, nel gestionale. Per cui, in questo momento, qualcuno di voi che ha WildX potrebbe dire: Giacomo, voglio questo, e Giacomo lo fa. Con un click, perché sono poche righe HTML che vengono messe nel website e automaticamente funziona. Automaticamente potete, dal PC o dall'app, fare telefonate, ricevere telefonate, comunicare e mantenere vivi i contatti con i vostri clienti. Il vero concetto delle Unify, perché portino produttività in azienda, perché aumenti il profitto aziendale. Primo, per essere semplice. Perché se noi abbiamo uno strumento tecnologico, software, che è dedicato a pochi esperti,
perché l'interfaccia grafica non è semplice. Non tutte le aziende la utilizzeranno. Ok? Per cui semplicità, prima di tutto. Deve essere aperto nella logica di comunicare, ovvero deve comunicare con tutti i media, proprio come ha detto Lino all'inizio. Non c'è più il telefono, non c'è solo il GSM, ci sono tutte le comunicazioni che avevano a livello di chat, dai website, dai social network. Anche quelle le dobbiamo portare dentro in azienda e tenere traccia. Significa contestualmente, passo dopo passo, giorno dopo giorno, creare un leggero ma importante cambiamento per le vostre aziende. È l'economia del domani, è l'economia virtuale. E siccome le aziende italiane, tanto voi che Wildix, non abbiamo niente da temere dal mondo globale, ben venga a portare le vostre competenze aziendali a livello mondiale. Quella organizzata da Comunicameta è una giornata di divulgazione, di presentazione di una possibilità che voi date ai vostri clienti all'avanguardia con i tempi. Quindi questo è il vostro messaggio. Certo, il nostro messaggio è anche comunicare alle aziende che ci scelgono e che ci hanno già scelto l'integrabilità, l'evoluzione che c'è stata, c'è e ci sarà nel mondo delle telecomunicazioni e nello specifico delle Unified Communication, magari con l'integrazione di nuove personali all'interno dell'azienda, nuovi impiegati, non dobbiamo stare a fare corsi specifici e quindi la semplicità d'utilizzo di queste nuove tecnologie che aumentano da subito la produttività in azienda. Ecco, voi siete disponibili subito, da subito già a proporre questo prodotto ai vostri clienti, ma voi non proponete soltanto comunicazione telematica, voi avete tutta una serie di servizi che mettete a disposizione di aziende e di utenti. Esatto, esatto. Sì, abbiamo una gamma di servizi che vanno dalla telefonia, le Unified Communication, la gestione e la consulenza delle comunicazioni all'interno di un'azienda, vanno a toccare poi il settore di videosorveglianza, sicurezza, domotico, in collaborazione con aziende anche specifiche del settore, elettriche, che si occupano di questo, c'è tanta sinergia sul territorio con queste aziende specifiche. Quindi diciamo che tocchiamo un po' a 360 gradi tutte le esigenze dell'azienda che ci interpella, insomma. Ecco, naturalmente prendete in carico un'azienda, la accompagnate, la secondate in tutte le sue esigenze, esatto. Con tecnologia sempre all'avanguardia. Senz'altro, prendiamo l'azienda, l'imprenditore, comunque, perché ogni azienda è formata da persone, prendiamo le persone per mano e le portiamo verso il successo economico e il successo aziendale, insomma, certo. Per fare questo compito così importante non sei solo, qui stasera ci sono tuoi validi collaboratori, chi sono? Facciamoli conoscere. Facciamoli conoscere, sì, giusto. Più che collaboratori sono colleghi interni, sì, colleghi interni, e sono Matteo Diotallevi che è il responsabile tecnico e lui segue tutte le installazioni, assistenze, post, vendita. Io vabbè mi occupo dell'assistenza anche quando manca Matteo e Michele Sani che gestisce la parte contabile, amministrativa e anche ultimamente il marketing. È molto forte perché spiega molto bene i concetti e le aziendali nostri, gli obiettivi e il nostro fare quotidiano, il mio fare quotidiano quando vado in giro sulle aziende a indagare. Bene, allora visto che sono qui conosciamoli insieme. Sono Matteo Diotallevi, lavoro in Comunicameta e nell'azienda sono responsabile tecnico, quindi mi occupo di installazioni e della manutenzione degli impianti. Che cosa ti chiedono ultimamente i clienti? Quali sono le loro esigenze, insomma, dell'ultima ora? Molte aziende hanno come esigenza quella del risparmio in generale, quindi risparmio dei costi telefonici, risparmio dei tempi di utilizzo dei vari sistemi. Anche la sicurezza è importante, e infatti ci sono anche i sistemi di videosorveglianza integrati anche con il sistema di telefonia e quindi la telecamera riesce a chiamare, registrare, inviare le registrazioni direttamente al cliente finale, tutto anche grazie all'integrazione con i centralini telefonici. Buonasera a tutti, sono Michele Sani, sono in Comunicameta da circa un anno e sono l'ultimo arrivato della famiglia. Comunicameta mi ha accolto benissimo, come una grande famiglia, e
quello che c'è di bello in questa azienda e che vuole trasmettere i valori della famiglia a tutte le aziende e i nostri clienti. Il marketing è una parte importante per un'azienda, come lo utilizzate in Comunicameta? In Comunicameta utilizziamo tutti i canali che sono a disposizione dei clienti. E la cosa che, l'appunto che dobbiamo fare è che il cliente è ancora ancorato ai canali tradizionali. La cornetta telefonica è il canale più utilizzato. Allora, WildX è insomma un'azienda che possiamo dire ha cavalcato i tempi. 2 anni fa siete stati leader mondiali di un processo importantissimo. Spieghiamolo se si può. Nel nostro modello organizzativo siamo dei precursori. Per quale motivo? Perché adottiamo ben prima degli altri le tecnologie. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, faccio una piccola introduzione, è guidato da uno dei soci dell'azienda, Dimitri Osler. È una persona giovane, ha 34 anni, ma ha una visione molto molto ampia a livello mondiale, per cui non sfugge nulla né a livello di nuove tecnologie, ma soprattutto utilizza anche un metodo di sviluppo di queste nuove tecnologie chiamato DevOps, che ci permette di essere precursori, giustamente come hai osservato Lino. Per quale motivo? Catalizziamo dei nostri partner sul territorio nazionale, internazionale, delle richieste di mercato. Contestualmente mettiamo in questo backlog tutte le richieste, le sviluppiamo e settimanalmente rilasciamo delle features al nostro canale di partner in modo tale che possano testare e verificare. Questo ci permette di essere ovviamente su scala mondiale attenti alle nuove tecnologie, capire quali di questi trend tecnologici sicuramente nel mercato del domani avrà un certo peso in termini di sviluppo, di concretezza. Lo facciamo nostro e riusciamo prima degli altri ad essere, diciamo, in anticipo su queste tecnologie e portarle nel mercato. Ecco, il vostro core business è la comunicazione. Questa sera avete presentato un sistema di comunicazione aziendale che, insomma, in termini di risparmio di risorse, sia economiche che di risorse umane, è importantissimo. Spieghiamolo se riusciamo in poche parole. È una domanda molto ampia, dovremmo parlare veramente tante tante ore e continuare il meeting di oggi. Il risparmio del tempo oggi in un'organizzazione di lavoro è un elemento importantissimo. Oltre il 50% dei costi in un bilancio è rappresentato dai costi di manodopera, dai costi del personale. Pensare che un'azienda oggi possa risparmiare sul traffico telefonico piuttosto che su altre voci di bilancio minimali vuol dire non dare sicuramente dei benefici a un'azienda. Come intervengono le nostre tecnologie, le tecnologie di Unified Communication e Collaboration nell'ambito organizzativo? Intervengono semplicemente per alcuni aspetti, innanzitutto di semplicità. La nostra architettura web non richiede degli esperti di settore per il suo utilizzo, non richiede dei tempi di formazione. Perché? Perché siamo appoggiati su quello che è il mondo web. Ecco, questa semplicità di utilizzo ci permette di entrare nelle aziende e veramente in poco tempo dare la possibilità di risparmiare, ma soprattutto di aumentare la velocità con la quale si comunica tra persone interne piuttosto che con un cliente. Però portare questa tecnologia a delle aziende che per loro natura non sono partecipi nel settore delle tecnologie di telecomunicazione rappresenta sicuramente un'innovazione importante, e questa innovazione nel momento in cui viene adottata nell'azienda è contestuale. Aver abbattuto questa domanda offerta, per cui questi tempi molto lunghi, questo accelera tantissimo il business delle aziende. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto nella presentazione è stata questa, che non è l'operatore che si adegua al sistema, ma è il sistema che si adegua all'operatore, perché non tutti sono digital native. In un'azienda ci sono tante utenze, c'è
il cinquantenne che non è nato con lo smartphone sotto all'albero di Natale, e c'è invece il nuovo entrato, il ragazzo ventenne che è nato con il telefono già nella tasca. Questo come si coniuga con il vostro sistema? La semplicità d'uso è uno degli elementi cardine di tutta la storia di WildX. Abbiamo fatto un must della semplicità a livello di relazione, a livello di tecnologia, perché ci siamo prefissati di dare una tecnologia semplice per tutte le persone. Spesso e volentieri troviamo dei gestionali, dei software complicati. Vengono fatti corsi di formazione sull'utilizzo del gestionale. Il nostro responsabile, il CTO, giustamente dice: perché devo perdere tempo nel far formare le persone all'uso di una tecnologia? Il mondo web ci insegna che tutto deve essere user friendly, per cui la semplicità per noi è un must e tutto ciò che facciamo diventa proprio un cardine, ovvero sia tutte le persone devono sentirsi padrone dell'uso della tecnologia, non devono esserci nessun tipo di barriera. Siamo entrati sposando la logica del mondo web, perché per la sua naturalezza, per come è stato progettato, costruito, scherzosamente a questi eventi ogni tanto chiedo chi di voi è andato alle scuole serali per imparare a navigare in internet. Nessuno mi ha mai detto io. Ma per quale motivo? Perché effettivamente il mondo web guarda questi aspetti, la naturalezza, il look and feel della tecnologia. E ripeto, la semplicità d'uso per noi è un must.